Questa sera presentiamo il libro di poesie di Lucrezia Maggi, che è accanto a me, e sarà stato presentato da Ilaria Palomba. E allora, l'autrice è un'autrice che viene da lontano e quindi ci ha gratificato con la sua presenza, con i suoi versi, con la sua sensibilità. E io passo la parola a Ilaria. Lucrezia Maggi scrive una poesia seducente e seduttiva e indelebile, così come il titolo del libro, che si attacca alla pelle come inchiostro di tatuaggio e scarnifica, ma a tratti diventa dolcissima, evanescente e contemplativa. Per l'esergo sceglie una frase di Seminio: uno sceglie tra i sogni quelli che gli scaldano meglio l'anima. Il libro è dedicato a te, che più tra tutti mi sei simile. Mi è venuto di chi devo andare, chi è, se posso. Non a nessuno in particolare. In pratica, chi comprende quello che scrivo, quello che sente, e quello che mi scrivo. Quindi è una similitudine. Esatto, la poesia. Al sentimento, questo. La silogia è costellata di amori mancati, tempo che fugge, corre e ricorre, arte, pennelli che dipingono tele, reali e immaginarie, polveri sottili, illusioni, cose che svaniscono lentamente, così come il titolo di una poesia, un lento, una svanire lento. Ti ho guardato e ho visto, sentito. Ho accarezzato fuggevole il tuo non sorriso, distante, alterigia, cedevole e scarpa. Ti ho cercato, mi hai cercato, uno svanire lento, un divenire che scava dentro. Mi ha cercato, ti ho cercato, sentito, voluto, perduto, uno svanire lento, un divenire che scava profondamente dentro. Ecco, c'è un ritmo incalzante, quasi musicale. Allora volevo sapere se c'è un legame anche con la musica in questo film. Vabbè, la musica fa parte della mia vita, diciamo, amo la musica. Tutto quello che mi circonda può essere musicale, può essere poesia, può essere arte, l'arte tutta, diciamo, mi appartiene. Infatti c'è questo ritmo particolare, proprio in questa, sì. In questa è il mondo particolare. Nulla, diciamo, fa parte di me, come tutto il resto, no? Tutta l'arte che mi appartiene. Ma tu dipingi anche, perché ci sono molte poesie con me. Un tempo, allora, sono, diciamo, un artista a tutto tondo, perché in effetti ho iniziato da piccolissima a dipingere, da piccolissima a scrivere poesia, però ad un certo punto, infatti uno dei primi regali del mio papà sono stati una collana di libri, di racconti, e un cavalletto, una tavolozza e dei pennelli. A un certo punto della mia vita comunque ho dovuto scegliere se continuare a dipingere, continuare a scrivere poesia. Diciamo che la poesia e la scrittura è la cosa che più sento, la cosa che più mi appartiene, perché oltre a scrivere poesia io scrivo anche narrativa, quindi nasco poetessa, però ho pubblicato anche tantissima narrativa, quindi proprio la scrittura la sento proprio parte. È iniziato molto presto. Sì, a 8 anni. A 8 anni ho vinto il mio primo concorso di poesia. Nella nota introduttiva dici che la poesia sta nell'atto originario, qui però diventa anche prigione, sofferenza e cappio. Quindi la poesia la vivi come qualcosa di violento, una vocazione crudele. E dici al lettore che lo aspetti da sempre, sai cosa significa il panico. Quindi c'è questo sentimento ambivalente di amore e odio per la poesia. Sì, in effetti, anche perché se provate a considerare, la maggior parte dei poeti scrive sotto sofferenza, nel momento della sofferenza. Io sono una persona comunque solare, nonostante la poesia, nonostante la mia vena poetica, la mia anima di poetessa, sono comunque una persona solare. Però è ovvio che nei momenti di sensibilità maggiore, nei momenti di sofferenza, di dolore, la poesia è quasi consolatoria, diciamo, emerge particolarmente. Quindi è questo, diciamo, è prigione anche. È prigione perché
chi scrive è una persona particolarmente sensibile, che certe volte magari non riesce a trasmettere effettivamente quello che sente dentro. E cosa me lo fa attraverso gli scritti? Eppure neanche la poesia viene ben compresa. Più che il silenzio, il chiasso delle anime mi ispira, profondità assoluta in cui specchiarmi, fruscio insinuante che mi avvolge e che mi penetra. Lei come gradino, perno attorno al quale poter ruotare per sciogliere il mio nodo, la grana delle cose. Si muove nel tessuto oscuro, srotto nel tempo, soffio, lieve, il suo respiro nel mio petto. Veglie si illuminano di bianco e la mente è trionfo di luce. Un applauso a lei, sicuramente.